cresciamo con lui senza saperlo, dimenticandolo, mentre giochiamo, imitiamo, immaginiamo situazioni e proviamo una trasformazione per fuggire, salvarci, conoscerci. Entriamo nel luogo senza confini che è il teatro. Il teatro. Il teatro. Il teatro. Cos'è il teatro? Il teatro è un posto dove le persone recitano, dove fanno finta di essere qualcun altro. Quindi mentono? No, recitare non significa mentire. Significa interpretare, fondere se stessi con il proprio personaggio. Mente chi ti toglie la libertà. Quindi non si fa finta di essere qualcun altro, ma si mette se stessi all'interno degli altri. Già, è come quando i bambini giocano, fanno finta di essere gladiatori romani e combattono con spade immaginarie. O come quando le bambine versano il tè alle bambole e parlano prima con la voce dell'una e poi con quella dell'altra. Quindi il teatro è una cosa solo per bambini? Beh, sì, è una cosa solo per bambini. O per quei pochi adulti che conservano in sé ancora un po' di fanciullezza. Gli altri riescono quasi sempre a cogliere la parte più superficiale. Ma quella nascosta, quella astratta, quella per la quale è necessario l'uso della fantasia... Beh. Wow, quindi potrò provare a recitare anche con un oggetto qualunque, in qualsiasi situazione. Certamente. Però gli oggetti non possono muoversi e le situazioni non parlano. E quindi? Basta che tu lo faccia al posto loro. Se tu ti muovi, sembrerà che anche essi si stiano muovendo. Sarai tu così che crei le tue situazioni. E come facciamo con il pubblico? Non serve avere un pubblico per poter recitare. Bastano gli oggetti e le situazioni. E poi il pubblico arriverà. I giorni sono il tuo palcoscenico per tutta la tua vita. Ora sei tu che devi decidere quale spettacolo portare in scena. Il teatro è ciò che vorresti e non vorresti essere. È finzione e sogno che sconfinano. È rumore e silenzio.
ed entrambi portano al raccoglimento, al rapimento, all'attenzione. Il teatro è dedicarsi al tempo per impreziosirlo, ascoltando se stesso e gli altri. Il teatro è la libertà, oltre i giorni, troppo spesso, sempre uguali. Il teatro mi permette di diventare qualcun altro, qualcos'altro, un altro punto di vista, una discesa negli spazi più profondi, la ricerca nell'ascoltare il mio respiro e chi parla con me, cancellando i pregiudizi, chiedendomi di osare e di spostare ogni giorno un po' più in là i limiti che mi sono imposta. Il teatro, dove si sente che si è vivi. Il teatro ha come palco il mondo. Da piccola nei boschi e nei prati creavo storie e interpretavo situazioni. Crescendo la magia è finita e quando mi sono sentita spostata e spaesata l'ho ritrovato in tutte le sue forme, dal brusio prima dello spettacolo al sipario che si apre. Con il teatro butti fuori il bello e il brutto senza avere paura delle persone che ti guardano. Ci sono mondi paralleli contro le regole tra l'irrealtà e la sfida di essere anche ciò che non vuoi. Confrontarsi con se stessi e con gli altri non è facile quando manca l'autostima. Il teatro è però proprio questo, un percorso su se stessi. Mi permette di scoprire e giocare con le mie emozioni. Il teatro è la libertà di essere ciò che si vuole e non pensare ai limiti. È un'avventura con un punto di partenza, ma senza sapere dove andrai a finire, mentre si impara l'uno dall'altro, tra fatica e senso di responsabilità verso chi è lì con te e per te. Thank you.
Quando ho incontrato il teatro è stata una grande rivelazione. Tra emozioni e situazioni sconosciute che non pensavo albergassero in me. Come una rinascita, lasciarsi andare con il corpo e con la mente, a volte così leggero, a svolazzare, altre pesante, immobile, triste, allegro, invisibile, piccolo, gigante, musicale, macchinoso. Il teatro, l'incontro con l'unicità della vita. Teatro è dentro di noi, anche se non parliamo, anche se ci esprimiamo solo a gesti, anche se tutto passa solo attraverso la faccia. Teatro è essere me stessa, libera di muovermi dentro la mia anima, di esprimere tutte le mie debolezze e il rammarico accumulato negli anni. Il teatro è l'occasione per donare leggerezza, è un momento di evasione per avvicinarsi alla felicità. Il teatro fa parte della nostra vita. A volte richiede un atteggiamento, una postura, un tono di voce. La nostra mente ha un repertorio vastissimo e nel nostro DNA. Sul palcoscenico riprende e documenta il nostro vissuto, la gioia, la rabbia. Il teatro è come un libro che leggi e racconti ogni volta con qualche sfumatura diversa. E ogni volta che lo apri ti fa sentire il calore del ritorno a casa. Quella volta che ero seduta a terra, come mai nella mia giovane vita, solo allora sono uscita dagli schemi, ho fatto pazzie, l'egoista, l'irregolare, ho scelto me.
Rialzarmi è stata una battaglia. Ho iniziato a vedere mani tese. Credo di averle accolte tutte. Una mano tesa è stata l'esperienza del teatro. La mia parte bambina voleva iniziare a ricostruirmi. Il teatro è stato balsamo, forza, bellezza. Progetto che unisce anime intente a portare avanti e realizzare un unico progetto. Thank you.
andando, crescendo, provando, noi restiamo, svaniamo, torniamo. E ora che siamo qui, si muove ciò che non cambierà mai. Il movimento delle emozioni, l'attraversamento di tutti i ponti per vedere, anche solo per un attimo, la libertà.